Diego Armando Maradona è tornato a Napoli, accolto trionfalmente dai tifosi partenopei, che non hanno mai dimenticato l'amore e la passione per il fuoriclasse argentino. È tornato in Italia Diego Armando Maradona per cercare di risolvere il contenzioso in atto con il fisco del nostro paese. Circa 40 milioni di euro vengono richiesti dall'erario all'ex capitano del Napoli. Un contenzioso che dovrà essere ovviamente studiato, analizzato e portato a compimento con una intesa che i legali di Maradona sperano sia possibile. Ma dietro il viaggio in Italia del fuoriclasse argentino c'è un obiettivo, uno scopo, un sogno ben preciso: diventare allenatore del Napoli. Quando? Ancora non si sa, ma questo è l'obiettivo dichiarato del grandissimo campione che esaltò il calcio mondiale e che non ha mai reciso il cordone ombelicale, verrebbe da dire, con la città che lo ama più di ogni altro. Staremo a vedere nelle prossime settimane se dietro questa disponibilità di Maradona a diventare un giorno allenatore del Napoli ci sia qualcosa di molto concreto. Vedremo anche quale sarà il futuro di Mazzarri. Un fatto è certo: fra Napoli e Maradona l'amore non è mai finito.